Vediamo che Come cosa no? ci racconta Matteo Parlato. Ah, Matteo, sì, dalla scuola. Davanti al liceo no? Visconti di Roma, perplesso, come possiamo titolarti? Grazie, sì, sono qui insieme agli studenti del Visconti a Piazza del Collegio Romano, alle 8:30, per cui diciamo fra più o meno 3/4 d'ora si preparano a fare il loro esame di maturità, e siccome loro sono i primi che faranno un esame diciamo diverso, dovranno testare questa volta i temi dell'esame della prova scritta non arriveranno con un cartaceo, ma arriveranno via internet, certo. Per cui dovranno essere scaricati, e loro diciamo sono anche abbastanza scettici sul tempo che ci vorrà per diciamo acquisire questi titoli. Comunque io ci ho parlato, mi sembrano relativamente ottimisti. Ieri sera mi hanno anche detto che si sono andati a fare una birra con gli amici per scaricare il nervosismo, per cui mi sembra che affrontano la cosa con la giusta compostezza. Ce ne fai sentire qualcuno oppure li lasciamo lavorare tranquilli? No, vi ho mandato le interviste che ho fatto prima. Vabbè. Perché adesso loro sono entrati. Vabbè. Diciamo nel... Allora, abbiamo fiducia. Abbiamo fiducia. Almeno uno. Gli dica, vediamo che esce Pirandello, lo faccia venire lì al microfono. Uno. Chiamane uno in diretta, dai. Chiamane uno in diretta. Ok. Chiamane uno in diretta. Signori, il direttore vi vuole in diretta, prego. Dai, vieni qui. Avanti. C'hanno paura. No, io ce l'ho fatta. Io. Chi esce? Chi direttore, sono timidi. No, ma sono come un grande autore, un grande musicista, non replica. Lei l'ha già fatta l'intervista. Già fatta, certo. Vabbè, certo. Allora, noi abbiamo problema a farvela vedere, credo, perché se ci fosse una breve intervista. Ecco, allora, un'intervista di quelle che ha fatto Matteo. Bene. Parlato. Grazie, Matteo. Ho studiato soprattutto l'attualità e la storia, perché sono comunque le mie materie, tra virgolette, preferite per il tema, e spero appunto in un argomento d'attualità che possa variare comunque non troppo nel tempo, magari ecco gli ultimi avvenimenti in Emilia, o magari parlare dei Marò, o comunque ecco... Stretta cronaca. Stretta cronaca, esattamente. Falcone e Borsellino quotati ai massimi, e siamo pronti proprio per il tema d'attualità, mentre per letteratura un po' meno. Preoccupato? Per il tema no, magari più per versione terza prova, però per il tema no. Quindi, allora magari ci vediamo all'uscita.